Ciao a tutti, sono Nike e bentornati sul canale. Oggi parleremo di tutti i libri che sto leggendo o che ho appena finito, insomma, che voglio leggere. Sono in tutto 5 libri, di cui 3 sono della stessa autrice. Ma partiamo subito. Allora, il primo libro che vi mostro è questo qua, che è il primo libro della serie TV Il Segreto, la serie TV spagnola trasmessa da Canale 5. E questo libro è ambientato perché è ambientato prima dell'arrivo di Pepa e si conclude con la nascita di Tristano e quindi spiega tutta la storia d'amore tra Francisca e Raimundo. Costa 16,90 € e ha 254 pagine. In Italia è edito da Sperling & Kupfer. Vedete? Sono in tutto 3 libri che compongono la storia. C'è questo che è tipo un prologo, poi c'è il secondo che narra la storia tra Pepa e Tristana, e poi c'è il secondo che narra invece le vicissitudini della seconda stagione. Io questo ho finito sabato, quindi il 17, e mi è piaciuto tantissimo, sia lo stile di scrittura sia come viene raccontata appunto la storia tra Francisca e Raimundo. E si spiegano anche tanti atteggiamenti di Francisca, però ve ne parlerò poi. Bene, in un altro video se vi va, fatemelo sapere. Poi, l'altro libro che vi mostro, invece che lo devo ancora iniziare, è questo qui. Di Samuel Björk. Questo qua. E si intitola La stagione degli innocenti, edito da Longanesi. Costa 16,90 €. Invece questo più pagine, ne ha 490. È un libro del 2015, quindi dell'anno scorso. Allora, io non ho mai letto libri di autori nordici, quindi per nordici intendo scandinavi o... Vabbè, ho letto, sì, un libro di un'autrice lituana, mi sembra. Non ho mai letto libri di autori scandinavi. E quindi questo non era un autore che ho già sentito, però no, appunto, non ho mai letto niente di suo ed ero molto curiosa. E quindi, poi comunque la copertina è anche bella, almeno a me piace. E quindi ho detto, boh, ma sì, vediamo com'è. Poi, adesso arriviamo ai 3 libri della stessa autrice. 2 li ho già iniziati e invece uno lo devo ancora iniziare. Allora, uno è L'ospite di Stephanie Meyer. Allora, questo costa 12 euro. In Italia è edito da Burbig, che fa parte della Rizzoli. In questa edizione c'è un capitolo in più, è scritto qua nel bollino, c'è un capitolo extra, che più che un capitolo è un'intervista all'autrice e ha 588 pagine e poi da pagina 589 fino a pagina 591 c'è l'intervista alla Meyer. Allora, io avevo visto i film della saga di Twilight. E questo libro lo conoscevo già, anzi l'avevo già iniziato, poi ho letto le prime pagine, però non mi ispirava. Poi adesso l'ho ripreso, l'ho riniziato e mi sta piacendo, quindi per adesso mi piace. Sono pagina 200 e vedremo come si evolve, come va avanti. Comunque per adesso mi piace. È un tipo di, cioè un genere che non avevo mai letto, quindi diciamo che per me è un po' nuovo. Però come lettura, appunto, ripeto, mi sta piacendo, quindi per adesso ho promosso. Poi Twilight, appunto, sempre della Meyer, questo costa 16,50 € è un libro che è stato pubblicato in Italia nel 2006, se non erro. Sì, in Italia nel 2006, negli Stati Uniti invece l'anno prima, quindi nel 2005, e ha 412 pagine. Allora, come vi ho detto, io ho già visto i film. E di solito, almeno il 99% delle volte, io vedo prima, cioè leggo prima il libro e poi vedo il film. Questo è uno dei pochi casi in cui è successo il contrario, quindi prima ho visto i film e adesso sto leggendo i libri. Allora, i film non è che non mi erano piaciuti per niente, solo che alcuni degli attori non mi avevano del tutto convinta e quindi i film per me sono un ni, cioè alcuni degli attori non mi piacciono. Tipo Kristen Stewart e Robert Pattinson a me non piacciono. Cioè, Pattinson mi piaceva quando ha interpretato Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco. Invece la Stewart
L'ho vista anche in bianco e nero il cacciatore e a me non piace, cioè non mi è piaciuta neanche lì, quindi penso sia un problema suo, proprio come modo di recitare. Infatti, proprio a me non è piaciuta, invece gli altri attori mi sono piaciuti e la storia, cioè i libri mi stanno piacendo e preferisco la Bella dei libri, sinceramente, che quella dei film. Poi, l'altro libro che devo ancora leggere è New Moon. Questo costa 19 euro. È stato pubblicato negli Stati Uniti nel 2007, cioè negli Stati Uniti è stato pubblicato nel 2006, in Italia invece nel 2007. È edito da Fazzi Editore e ha 444 pagine. Di Twilight i miei personaggi preferiti sono La Bella dei Libri, Emmett, Carlyle, Esme, Alice e Jacob. E diciamo, tra virgolette, il clan di Jacob. Anche il Charlie dei libri mi piace di più che quello dei film. Anche se in realtà anche quello dei film non è male. Cioè come personaggio, non come bellezza. Io sono sempre shippato Bella con Jacob. Qui lo so, molti di voi e anche molti di voi mi odieranno. Però io ho sempre shippato Bella e Jacob. Non è che i vampiri a me non piacciono, solo che a me non piace Mister Sommorto Mago e sono risorto sotto forma di Swarovski sbralluccicoso, ecco. Quel mister lì a me non piace. E quindi, questo è tutto, fatemi sapere chi sono i vostri personaggi preferiti di Twilight. Chi shippate tra Bella e Jacob e Bella di Edward, chi non vi piace o se avete letto questi libri e se sì cosa ne pensate o se avete visto i film, insomma cosa ne pensate. E vi ringrazio per aver visto il video, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!